Grazie mille ragazzi per il continuo supporto. Andate a seguirmi pure su Instagram, nel senso i prodotti beauty e di bellezza per la faccia e cose così te li inviano solo quando raggiungi 100.000 follower su Instagram. Quindi fatemi arrivare a questo sogno per piacere. Oggi finalmente diventerò un ballerino. Finalmente il mio profilo TikTok esploderà. Mio fratello Ziad si è appena fatto firmare il cappellino da me. Ma è strana come cosa, no? Perché io gli ho chiesto qual è il motivo e mi ha detto: no, no, niente, vorrei averlo firmato. E io sono sicuro che questo ingrato me l'ha chiesto perché poi quando morirò avrà qualcosa da rivendere e lucrare sopra la mia morte. Ma io non ce la faccio più con tutto questo polline milanese. Non so, io in Sardegna non sono abituato a queste cose qua. Io sono sicuro che se le persone smettessero di svapare, ovviamente sarebbe molto meglio. Se smettessero di svapare, magari il magari polline. Avessimo una casa in Sardegna, saremmo là anche noi. Sì, ma la mia è una casa di content creator, andiamo lì solo per fare i TikTok. Vuole venire? È sicura? Oggi sto andando a registrare la mia prima lezione di danza classica perché finalmente sto per diventare un TikToker molto famoso. Volete fare una foto con me prima che diventi famoso? Siete sicuri? Ok, non volete fare una foto con me prima che diventi la prossima Charli D'Amelio? No, grazie. Ok, grazie mille a voi, ragazzi. Sa per caso dove si trova il dojo di danza classica? Ma l'avevo vista la scorsa volta. Giovanni? Andrea? Giovanni? Ok, ciao Giovanni. Tutto a posto? Anche tu stai venendo al dojo per imparare la danza classica? No, No, serve. no, ok. Venuta bene? Sì, Vai, ciao grazie. bro. E siamo venuti qua perché abbiamo una lezione di danza. Ciao, piacere, Monica. È Giacchino Boschetti, mi chiamo. In realtà io mi sto solo un po' riprendendo perché, tra virgolette, io già facevo danza da parecchi Ma anni. dai. Però io sono stato infortunato. Mi sono infortunato a lingua, non so se avevi presente quando è successo quel casino al concerto di Capo Plaza. Sei il mio maestro. Sono tuo maestro, esatto. È la tua, cioè il Lola o la? Che pronomi utilizzi? Perché vorrei evitare di sbagliare con i pronomi. Ah, ok, vabbè, perché il mio vecchio allenatore mi faceva fare sempre la sbarra, cose così. Alla Michael Jackson, no? Ok, a me fa paura Michael Jackson, okay. Te lo giuro, non no, c'è persona che mi faccia più paura di Michael Jackson. Non sto Perché? Scherzando, mi fa troppo paura. Poi ci sono girate in quelle voci che era morto, poi era vivo, risuscitato e dalla tomba. E dove posso... Allora. Sì, se posso un attimo allora, cambiarmi. Aspetta. E tu hai già allenato diversi TikToker, sì, quindi hai un po' a che fare. Sì. Ok, ci sta. Cabi è venuto qua? No. No, ok. Allora non avevo i leggings miei perché mi ero dimenticato di comprarmeli, poi non c'era la misura 7XL. Ho messo quelli di mio fratello, che quindi mi stanno strettissimi. È così stretto che non mi entra. Poi mi rende magro, no? Mi rende magro. Sono un po' magro. Io mi allenavo sempre scalzo. Cosa facevi precedentemente? Cioè, mi prendevano come comparsa nei video musicali. Ok. Allora, non voglio tirarmela dicendo che tipo no, un... non so come si dice, un talento o una roba del genere dentro, però quando sento il pezzo della musica riesco ad andare oltre. Tu vai, cioè sì, tu senti il ritmo sì, e sì, prendi sì. parte. La tua aspirazione, il tuo obiettivo qual è? È riuscire ad apparire nel video di Sfera e Basta. Fatta. Per forza, sì. E in realtà sto anche facendo un'altra cosa, ovvero sì, il contapassi. 1000 passi per il buono aggiunto a 3 euro. 1000 passi? Sì. Ok, così, boom, bounce, bounce. Ok. Balla su questo pezzo. Aspetta che non me lo sento dentro un attimo. Ok, cioè quasi sta arrivando. Guarda che a me cosa sta facendo. E quando chiudo gli occhi mi immergo in questo mondo qua di allucinazioni. Vai. E sembra che io sia fatto di crack. Non so se tu hai presente il muretto dove vanno a fare freestyle, eccetera. Okay. I ragazzi allora, filippini. Destra. Torno indietro. Sinistra. Ok, è semplice, allora, easy. Oggi riuscivo a fare anche il 360 no scoop. Qual è? Cos'è il 360? Ma quello a terra, dici? Il 360 no scoop. Ma quello a terra? Sì, anzi, può anche fare a terra oppure saltando direttamente. Non so, fammelo vedere, qual è? Vabbè, adesso poi volevo anche un mito di sfidare Power, non so se è presente. Con questa mano. Sì? Prendi qualcosa. Cosa devo prendere? Idealizza di prendere quello. Prendo tiro. Ok, esatto. Ce l'ho dentro. Ok. Adesso mettiamo musica. Se riesci a mettere la canzone dei Mails remixata, io la so ballare molto bene. Dopo la mettiamo. Sai chi è questo cantante? Da su, no? Justin Bieber. Aspetta, forse ce l'ho in mente perché avevo visto la scorsa volta Charlie farlo un attimo. Aspetta. Ok. È un po' difficile questo. No, davvero, però non riesco a fare. Ok, bene. E, oh, ma... Ok. 5, 6, 7, 8, 1 e... Ok, sta venendo. Ok. 1 e... Ok. Appoggia. Ho capito. È la posa di Cristiano. No, abbiamo fatto un po' di passi, però non abbiamo ancora raggiunto il 1000 passi giornaliero. Ti prego, riusciamo a raggiungerlo. Ma i passi giornalieri servono perché hai un obiettivo di che cosa? Per ricevere i voucher di Amazon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Abbiamo fatto un'ottava. Io lo so, però io mi sono perso. Se riesci un attimo a darmi un po' di anticipo, perché c'ho un delay dal capire e fare le cose. Provo a farlo, se lo faccio al primo passo, spacco il vetro. Ma tu sei anche capace a farmi farla spaccata? Prenditi con la mano il bacino. Ok. Gira. Ok. Sta andando? Sì, dai, okay. Adesso facciamo un'altra. E non riesco a muovere, sono proprio in questa situazione. No, e sembra che sia rotta la gamba. Dai, spingi dietro. Dai. No. Basta. C'erano dei video che dicevano di farla spaccata in 10 minuti. Hai pazienza? Ho molto paziente. Molto paziente. Ti dico solo che ho aspettato l'uscita di Grand Theft Auto 6 da 6 anni. Sta andando? Piano. Okay. Qua stavo per morire. Perché le persone basse possono fare la stessa cosa. No, davvero. Sì, non c'entra niente la terza. Davvero stai scherzando? Sì. Bravo, ok. E mi si stanno spaccando i leggings. Hai mai sentito parlare del walking? King? Walking. Io conosco solo King Ash. No. Okay. Walking è uno stile di danza. Ok, mancano 200 passi. Portalo qui e portalo qui. Portalo qui e portalo qui. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Facciamo col sinistro. Ecco, sinistro è un po' difficile perché io mi sono rotto a sinistra giocando a rock. E destro. Io sbaglio, destro, dislessico. Perché sei... Sono dislessico. Facciamo un attimo una sfidata, hai voglia? Vai, la GGAD di egiziana. Ma se ne basta che guarda le storie? Alessandra ti riguarda? Sì! Cosa riscriviamo? Deve essere una cosa proprio di impatto, che lei appena legge si spaventa. No, non si spaventa. Alessia Lanza, 1v1, no scoop, il 360 no scoop. E se non si capisce è perché sono dislessico. Che mi hanno già ritirato in diverse case, la Stardust me l'ho mandato via. Ho provato ad entrare nei mails, me l'ho mandato via. Gli Illuminati Crew me l'ho mandato via, quindi adesso il mio procinto è di riuscire magari ad entrare nella The Fouse. Ma l'ultima sponda non è mai l'ultima, nel senso che la The Fouse non è l'ultima sponda. Cioè, se non mi accettano lì, mando il curriculum direttamente ad amici o qualcosa e vedo un attimo se riesco. Mandalo dappertutto. 5, 6, 7. No, tiriamo un TikTok. Facciamo sì che Alessia Lanza balli questo treno. Dobbiamo far sì che tutta TikTok Italia balli questo treno. Se andiamo trend con questa canzone. Stai già registrando? Sì, ok, ma com'è che era? Ti sfido in questo duello, Alessia Lanza. Dai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ho sbloccato il coso di su Amazon. Ho raggiunto i 1000 passi. Ok, no, ma ci sta ora venire qua più spesso. Immagino già sfidare 1v1 Danny Lazzarino e Giovanni Fois. Ma sono davvero però delle macchine da tortura qua. Esatto. Queste qua le ho viste su 365 giorni il film, esatto, non so se hai bravo. Visto. Ok.